La nostra iniziativa è un'iniziativa per attirare l'attenzione su questo popolo di imprenditori, di piccoli microimprenditori, commercianti e gestori di bar e ristoranti, quindi pubblici esercizi in genere, che veramente vivono una situazione di tragedia e non sanno nemmeno se riaprire o no. Perché altre 2 settimane è veramente quanto di più insopportabile per un'attività che vive di cassa e che deve continuare a pagare tutte le utenze. Riaprire le porte di negozi, bar e ristoranti solamente per qualche ora ed ovviamente in maniera del tutto simbolica, senza vendere alcunché. Questa l'iniziativa lanciata da Confcommercio Toscana come segno di protesta contro le misure del governo per la fase 2. La manifestazione ha anche lo scopo di riaccendere le vetrine, di dare lo stimolo a tutti di farle le proprie vetrine di primavera, di accogliere la nuova stagione e di far vedere alla città, alle città, perché sarà in tutta Toscana, quello che è stata la nostra città di un tempo e quella che vorremmo di ritornasse ad essere presto. L'associazione infatti non si arrende e prosegue la sua battaglia per anticipare la riapertura di tutti i negozi al dettaglio al 4 maggio e di tutti i pubblici esercizi al 18. Noi siamo pronti perché le regole che ci sono, le norme, le sanificazioni che per tutte le attività che hanno riaperte sono anche quelle che adotteremo, che abbiamo già fatto nelle nostre attività. Poi chiediamo a viva voce fondi perduti, perché è chiaro ed evidente che questi mancati guadagni di questi 3 mesi, perché diciamoci la verità, era dal 20 febbraio che gli incassi delle attività si erano ridotti al 60%, perché già si parlava di coronavirus dal 20 febbraio, il 18 maggio e quindi 3 mesi. Così per il 4 maggio è prevista un'azione plateale di protesta con apertura di negozi, bar e ristoranti dalle 10:30 alle 13:00.